Sono due persone che cercavano la verità perché l'avevano promessa al ragazzo, dovevano trovarla. E tutto questo perché serva poi magari nel futuro affinché un errore così non si possa ripetere, insomma, soprattutto per quello. La battaglia legale dei genitori di Andrei era iniziata 8 anni fa. Il giovane aveva solo 14 anni quando un malore lo colse lungo la strada della scuola Castiglion Fiorentino. Era il 27 novembre 2014. Il ragazzo frequentava il liceo scientifico. Accusa un malore addominale, un giramento di testa. Viene subito soccorso da un'amica e poi subito anche dalla custode della scuola, insomma. Capiscono che questo malore dura un po' di più perché passano un po' di minuti, quindi chiamano il 118 e chiamano il padre. Arriva il 118, al momento si accorgono che la pressione sanguigna era comunque molto bassa, il ragazzo era pallido, anche leggermente confuso e quindi ritengono opportuno comunque ricoverarlo. Da qui il trasferimento all'ospedale San Donato di Arezzo. Però viene ricoverato in codice giallo perché si pensa che non abbia tutta questa urgenza particolare, quindi con una, diciamo, un'aspettativa di attendere, di capire l'evolversi, che il ragazzo stava peggiorando di minuto per minuto. In più la pressione arteriosa naturalmente stava diminuendo in modo vertiginoso. Comincia a perdere i sensi, il padre naturalmente si arrabbia, a quel punto viene richiamata l'attenzione di tutto il personale lì presente. E viene finalmente sottoposto a delle indagini un po' più idonee, che in realtà è un semplice RX Cosa addominale. emerge però? Emerge un'emorragia in corso perché il ragazzo ha una dissezione aortica, una patologia rara, però possibile in qualsiasi fascia di età. Ma ormai era troppo tardi, vanno il trasferimento in volo al Policlinico Fiorentino di Careggi dove la sala operatoria era già pronta. Da lì non ci sarà più il risveglio del ragazzo perché poi ci saranno 10 giorni di terapia intensiva e verrà a mancare il 27 di novembre. Gli avvocati Umberto Cocci e Gabriella Paoloni hanno così portato in giudizio l'azienda sanitaria. Parliamo di un modesto ritardo diagnostico, ma sicuramente risolutivo per una questione del genere. Per questo ritardo, adesso l'ASL Toscana Sud-Est è stata condannata ad un risarcimento di 390.000 euro decretati dal giudice del Tribunale di Arezzo Lucia Faltoni. La sentenza afferma che a causa di una serie di errori le chance di salvezza del ragazzo furono azzerate. Difficile capire la sua aspettativa di vita, la sua qualità di vita, ma si poteva salvare. Perlomeno avrebbe avuto delle chance.